Oggi andremo a vedere le animazioni di vittoria e di sconfitta di tutto il vecchio Brawl Stars. Ma prima partiamo dalla camminata del brawler, quindi proprio dalla classica animazione del brawler. Il video originale di Weird Maker se lo trovate qui sotto in descrizione. Guardate Colt quanto era brutto. Questo qui dovrebbe essere Colt Rockstar, questo qui invece Colt fuorilegge, cioè la pistola inguardabile. Per non parlare del signor Boo, mamma mia, ma che cavolo di capigliatura aveva. Se non l'avete ancora fatto, inserite il codice Kazu nel negozio di Brawl Stars. E andiamo avanti con Jessie. Ok, di base Jessie è praticamente uguale, ma la torretta è completamente diversa. Cioè, adesso assomiglia ad un cane, mentre prima che cavolo era, uno sparapatate. Ok, non ci pensiamo, vabbè, Brock completamente diverso, a partire dalla faccia, dal lanciarazzi, per non parlare di Dynamite, che tra l'altro aveva un dente dorato. Il signor Bo, oh cavolo, il oh mio Dio, il vecchio è il primo. Ma io sono curioso anche di vedere le skin del vecchio il primo. Ok, questo qui dovrebbe essere il rudo, come cavolo si chiama, non mi ricordo più. Il King è il primo, completamente diverso. Ma anche la camminata dei brawler era molto più meccanica. Si va avanti con il carissimo Bombardino, Bombardino dorato. Ok, questa qui molto carina come skin. Magari potrebbero introdurre i vecchi remodel delle skin proprio come skin shoppabili, cioè già l'abbiamo vista ad esempio con sto vecchio Stecca, manco a farlo apposta, è apparso proprio in questo momento. Buongiorno signor Stecca dorato versione old, inguardabile onestamente, anche se ci sono davvero tantissimo affezionato al vecchio Stecca. Si va avanti con Meryl. E voi intanto scrivete qui sotto nei commenti qual è il vostro vecchio brawler preferito. Eccola qui la carissima Piper. Buongiorno Pam, è tutto bene? Bella capigliatura Pam, devo essere sincero, anche la torretta davvero fantastica, in ottime condizioni. È arrivato il momento del signor Francuccio. Anche se io sono super curioso delle animazioni di vittoria e di sconfitta che andremo a vedere tra pochissimo. Si va avanti con Mortis, anche lui è cambiato davvero tantissimo. Tra l'altro qui il cappello era diverso e la versione di base di Mortis senza cappello all'epoca non esisteva. Eccola qui la carissima Tara con la sua skin Tara turchese, non mi ricordo mai i nomi di queste skin. E poi abbiamo Eugenio, va bene? Eccolo qui il vecchio Eugenio, anche se è stato introdotto dopo un bel po' di tempo. Anche il carissimo Spike è cambiato un bel po', prima era molto molto più brutto, ma c'ha sempre la sua classica camminata strana. Si va avanti con Spike, Sakura ovviamente anche questa skin diversa. E poi c'è Corvetto, che prima era molto meno possente, però sembrava molto di più un ladruncolo. Eccola qui la skin del signor Corvetto, che anche questa qui ce l'ho. E concludiamo in bellezza con il fantastico Corvo Felice. Vabbè, questa skin è rimasta pressoché uguale. Ma è arrivato il momento di vedere le animazioni di sconfitta. Cavolo Shelly, ma guardate la faccia, ha un collo stranissimo, anzi non è che ha un collo stranissimo, il collo non ce l'ha per niente. Vabbè, non ci pensiamo. Si va avanti con la signorina Anita. Praticamente tutte le animazioni di sconfitta sono uguali, quindi il brawler che abbassa la testa in questo modo ed è sì, vabbè, Colt, arrivederci. Per fortuna che Colt è stato rimodellato, seriamente per fortuna. E se ci fate caso, anche le animazioni di sconfitta delle varie skin sono praticamente uguali, a differenza di oggi che in base alla skin che shoppi, al valore della skin, cambia anche l'animazione di vittoria e di sconfitta. Bull ovviamente inguardabile, Jessie con la torretta bruttissima aka spara patate, e poi si va avanti con il vecchio Brock. Vabbè, ma tutte quante uguali, ma come cavolo è possibile? Anche qui la skin di Brock, tra l'altro con l'infradito fashion rosa. GG per il carissimo Brock. E si va avanti con Dynamite che lancia la bombetta, un po' come ora, anche se ora l'animazione è un pochettino cambiata. Si va avanti con il carissimo non guardarmi con sta faccia, boh, per favore. È vero, è vero, è vero, il primo piange. Guardate il movimento della spalla di il primo, anche con la sua skin è praticamente uguale, cioè muove solamente sta spalla. Ma perché? Per fortuna che Brawl Stars nel tempo è stato aggiornato tantissimo, perché queste animazioni erano davvero inguardabili. Questa qui non me la ricordavo. Ma che cavolo fa Bombardino? Ma perché mette il piede in quel modo e fa tutto sto movimento strano? Si va avanti con Pocho, anche lui ha perso completamente il suo collo e poi muove la testa in questo modo. Come vi ho già detto prima, proprio era tutto meccanico, brutto, inguardabile. A Stecca ovviamente gli
gli cade il braccio con tutta la pistola. Mi dispiace, vediamo Beryl. Ok, ok, va bene, Beryl si va a richiudere completamente. Stesso vale per le sue skin, Beryl Raviolone. Eccola qui, la carissima Piper, che più che triste sembra felice. Cioè, ma come fai ad essere felice? Ha appena perso una partita, pam, si siede a terra perché è un pochettino stanchina. E poi vabbè, quella lì di Frank, come ce la facciamo a dimenticare? Guardate qui Frank, sempre on fire, anche con l'animazione di sconfitta. È arrivato il momento di Mortis. Questa qui in pochi se la ricorderanno. Cioè, mette la mano davanti all'occhio, però comunque guarda. Tara si inchina e si scusa col player perché ha perso. Va bene Tara, accettiamo le tue scuse, non preoccuparti. E poi abbiamo Eugenio che ha perso la sua lampada. Adesso l'animazione di sconfitta di Eugenio, sì, mi sa che è cambiata. Spike che fa in questo modo, tra l'altro il vecchio Spike. E stesso vale per Spike Sakura, perché qui tutte le skin fanno comunque la stessa animazione di quella lì di base. Corvo sta dicendo, ma che ore sono ragazzi? Corvo, mi dispiace, ma è l'ora della sconfitta. Hai appena perso, sayonara. E infine ci è rimasto il carissimo Corvo Felice, anche lui molto arrabbiato. È arrivato il momento dell'animazione di vittoria. Si parte dalla carissima Shelly. Eccola qui, Shelly bandita. Vabbè, classico esulto. E si va avanti con la carissima Nita. Cioè, la cosa strana è che i brawler non hanno proprio un'animazione facciale, a differenza di ora, che ad esempio Shelly quando vince fa un mezzo sorrisetto. Stesso vale per Colt. Cioè, qui sembrano molto molto standard. Vabbè, Colt un mezzo sorrisetto ce l'ha. Questa qui non la ritengo neanche un'animazione di vittoria. Dai, è molto... Oh mio Dio, Bull, non ti arrabbiare. Ma tra l'altro che c'ha? Il collo invisibile, ma che cavolo è? Vabbè, si va avanti con la prossima skin di Bull. Ovviamente anche tutte le varie skin hanno sempre la stessa animazione di vittoria. Quella lì di Jesse è davvero inguardabile. Cioè, sembra un robot più che un essere umano. Questa qui di Brock ci sta tantissimo. Lui flexa tantissimo. Ehi ragazzi, ho appena vinto. Sì, ho appena vinto. Guardate qui le mie infradito sexy rosa. Let's go. Va bene Brock. E poi Dynamike, super contento. Stavolta non lancia le sue bombette. Sì, va avanti con il carissimo Bo, che ha la freccia puntata, l'arco puntato, pronto a colpirti. E il primo. Vabbè, ci sta questa animazione. È proprio un'icona del gioco ormai. E la stessa è anche per la sua skin da King. Va bene il primo, ok, se è un King non preoccuparti. Si va avanti con Bombardino, è vero, prima aveva sta animazione qui. Eccola qui, andiamola a rivedere. Tra l'altro la bottiglia che non segue chissà quale leggi della gravità. Si va avanti con il carissimo Pocio. Sì, esultiamo tutti quanti insieme. È arrivato il momento di Stecca. Andiamo a rivedere la sua animazione con la sua skin, tanto è sempre tutto completamente uguale. GG per il carissimo Stecca dorato. E prossimo bro, il carissimo Beryl, che sbuca dal suo barile e ti inizia a puntare le pistole. Stesso vale anche per Beryl Raviolone. Complimenti signorina Piper per aver vinto la partita. Anche lei è molto contenta con questo sorrisetto. Eccola qui, la magnifica Pam. Buongiorno signorina Pam, ok? Sei contenta? Ha vinto la partita ed è arrivato il momento di Francuccio. Let's go! Eccolo qui anche Frank Cavernicolo. Ovviamente io questa skin non posso non averla, visto che sappiamo tutti quanti che Frank è il mio brawler preferito. E poi c'è Mortis che con sta faccia mi intimorisce un pochettino. Tara, vabbè, si fa un pochettino di vento con le sue carte, anche perché ora fa abbastanza caldo. Complimenti Tara per aver vinto la partita. E andiamo avanti con il carissimo Eugenio. Anche questa animazione è cambiata. Adesso Eugenio inizia tipo a saltellare a destra e a sinistra. Si va avanti con Spike. È arrivato il momento di Spike Sakura. E infine c'è rimasto sto Corvo, che dice di lasciare mi piace. Sì, se non l'avete ancora fatto, lasciate mi piace al video e mi raccomando iscrivetevi al canale, perché infine c'è rimasto Corvo Felice. Eccolo qui, guardate quanto è fiero. Mi raccomando, inserite il codice caso nel negozio di Brawl Stars. Basta cliccare il logo di Brawl Stars qui sotto e lo inserirà in automatico. Ciao.